la gara più bella. Caravaggio è una tappa in cui abbiamo inserito volentieri, perché in questi ultimi anni siamo sempre andati a toccare l'alta provincia di Bergamo, e questa, diciamo, esigenza e volontà di toccare una città come Caravaggio è indubbiamente un altro tassello che aggiungiamo a queste tappe del Giro d'Italia in Bergamasca. Sono infatti le caratteristiche tecniche di questa tappa. Una tappa sicuramente per velocisti, entra però nell'ultima settimana in cui sicuramente è l'ultima tappa veloce che dà l'opportunità ai velocisti, e anche, diciamo, c'è anche la necessità che arrivino di portare dei velocisti fino alla fine del giro, altrimenti una tappa tutta di montagna nell'ultima settimana significherebbe far fermare i velocisti prima. Allora siamo riusciti a inserire questa tappa di Caravaggio, in cui sicuramente darà un bel vedere. La terra bergamasca si conferma una terra di grande ciclismo ogni anno. Sì, la Bergamasca si conferma, sì, come si conferma anche il Giro d'Italia in terra bergamasca, perché diciamo che è un buon connubio unire lo sport, il grande evento, con la promozione dei luoghi, perché la finalità poi nostra non è solo l'aspetto agonistico sportivo, ma bensì anche l'aspetto culturale dei nostri paesi. Un avvenimento importante perché è l'unica parte della provincia di Bergamo dove arriva il Giro d'Italia. Quindi sicuramente Caravaggio, che oltre ad essere conosciuta per il pittore, per il santuario, oggi un po' meno con qualche critica, diciamo per la Brebemi o per la TAV, che saranno utili nel prossimo futuro, sarà ricordata e riconosciuta sicuramente anche per questa tappa Caravaggio-Vicenza del 22 di maggio.